Manipolazione Euribor, un sacco di domande, ma una che mi è stata posta mi ha messo in imbarazzo e te la devo raccontare. Chiama un nostro associato, un nostro cliente, dice: il mio avvocato mi ha detto che il discorso della manipolazione Euribor non porta niente e non si possono avere nessun tipo di rimborso. Ok? Ti voglio far vedere alcuni articoli del mainstream, quindi pensa se i giornali, i grandi giornali parlano di questa sentenza, o è un complotto contro le banche o è una roba eclatante. Parliamo di milioni di euro e poi ti dico quanto puoi recuperare tu e come bisogna farlo. Ok? La stampa, okay? Manipolazione Euribor, legittima restituzione degli interessi, mutui, okay? Sole 24 ore. Mutui a Euribor manipolato, cosa comporta la decisione della Cassazione? Adesso te lo spiego. Okay. Diritto, ok? Manipolazione a Euribor, la Cassazione per nullità. Ancora solo 24 ore, no? Okay. Euribor manipolato, nuova tegola per i mutui. Ok? Ok. Ci siamo? Ti ho convinto? Mutui a tasso Euribor, la Cassazione apre la porta ai rimborsi. Ti ho convinto? Okay, la sentenza 34889 della Corte Suprema di Cassazione. Allora, cosa succede? Che dal 2005-2008 li hanno beccati, l'hanno fatto anche altre volte, ma adesso li beccheranno ancora. Chi ha fatto un mutuo 2005 e 2008, variabile, ha il diritto a un rimborso che è circa 2/3 degli interessi, anche se il mutuo è in corso, quindi sono migliaia e migliaia di euro. Un mutuo di 200.000 euro probabilmente deve prendere, di 30 anni, deve prendere 60-70.000 euro, dei numeri enormi, ok? Poi noi cosa facciamo in più? Controlliamo altre indeterminatezze che ci possono essere all'interno del mutuo. Vedi il tasso floor, vedi la valuta estera, vedi l'ISK che non è uguale al TAEG. Vedi tantissimi altri illeciti e reati, perché c'è anche l'usura sul tasso di mora, che fa la banca. Questo cosa comporta? Cosa dice la legge? Dice che in caso di indeterminatezza, e noi abbiamo quasi l'80% dei mutui visionati, devono essere restituiti circa 2/3 degli interessi. Circa perché passa il tasso bot di quando avete stipulato il mutuo. Parliamo di cifre enormi, enormi, ok? Quindi, cosa puoi fare con 50-60 mila euro in più in tasca? O 100, 200, perché quanta gente ha comprato un capannone, tutte le aziende che hanno fatto i mutui e non li hanno controllati. Allora, io ti faccio vedere anche le sentenze, ti faccio vedere gli articoli di giornale, perché sembra incredibile. Le persone non credono a qualcosa di bello perché ormai siamo abituati talmente che ci vogliono fregare tutti e siamo abituati talmente a non credere, a non avere fiducia nella legge, che ormai le persone stanno fermo. Che cosa bisogna fare? Devi mandare tutto il tuo mutuo, noi lo verifichiamo, facciamo una preanalisi al fine di verificare che tipo di illecito c'è all'interno del mutuo e quanto puoi recuperare. Quindi facciamo già un conteggio matematico. Okay. Si fa nella prima fase una transazione con la banca, quindi se la banca accetta di pagare, finisce lì, quindi una mediazione, tutto qua. Se la banca non accetta di pagare, atto di citazione e causa, che può durare un anno e mezzo, due, dipende, okay? Ma ne vale la pena. Okay? Poi dipende anche molto dal professionista. Deve essere fatta bene sia la perizia, e sia l'atto, cioè senza inventarsi delle cose. Mi è capitato ieri una signora delle Marche che ha fatto causa alla banca con dei principi matematici completamente sbagliati e purtroppo ha perso la causa. Ma non perché il giudice è corrotto, semplicemente perché sono stati fatti degli errori madornali. Questo è un lavoro specifico, è un lavoro molto particolare ed è un lavoro che ti può dare dei risultati enormi. Abituati ad esercitare il tuo diritto, approfondisci l'argomento. Ti ho fatto vedere
8 articoli del mainstream, quindi dei giornali grandi, Sole 24 Ore. Quindi se non credi a questo, non credi più a niente, ok? Non serve andare a cercare le cose particolari o le notizie nascoste nel web. È su tutti i giornali italiani, ok? Manipolazione Euribor. Vai a prendere indietro i tuoi soldi. Ti fanno schifo i soldi, ok? Non è una balla, va bene? Adesso ti ho fatto vedere gli articoli. Vai su internet, vai a vedere se hai bisogno di noi. www.decima.it www.gaetanovilno.it Ok? Non è da ieri che faccio questo mestiere, è 23 anni che facciamo questo, e prima della manipolazione dell'Euribor io già ne parlavo nel mio libro. Ok? Non lo facevamo già prima. Vincevamo le cause anche prima, perché non è la prima sentenza in Cassazione. Ok? In Cassazione sono state questa la Corte Europea. Va bene? Ciao e vai a prendere i tuoi soldi che sono tuoi.